No, io pensavo di non intervenire, ma poi qualcuno mi ha stimolato, quindi vorrei puntualizzare alcune cose. Più che altro, e io mi riferisco sempre al discorso delle competenze o del lavoro attinente ai futuri senatori provenienti dai consigli regionali, così li chiamo perché se passa la riforma parleremo di consigli regionali, a mio avviso, proprio perché le competenze vengono ridotte al lumicino, quindi un po' quello è il quadro che ci si pone davanti. Se non erro si è citato di 1590 ricorsi legati all'attribuzione di alcune competenze in questi 15 anni. Sono quei ricorsi che hanno prodotto 15 anni di giurisprudenza costituzionale che potevano portare a un equilibrio di migliore definizione delle competenze. Noi con questa riforma, se passa, arriveremo a buttare nel cestino. Si è citato il referendum dell'acqua pubblica, che ricordo l'acqua essere ancora in mano privata, quindi non ha ottenuto dal punto di vista politico, non tecnico, quel riscontro coerente con il risultato che è emerso dalle urne. È vero, le leggi popolari sono ancora nascoste in qualche cassetto, in qualche archivio, un paio di quelle sono anche a nostra firma. In tempi non sospetti avevamo stabilito alcune regole che poi abbiamo adottato al nostro interno, ma questa è un'altra questione. E una cosa positiva è il fatto che questa riforma impone la discussione, ma bastava mettere quello e non triplicare il numero di firme, se la volontà politica era quella di farle discutere. Io sarei stato molto felice di questo. E è stato attenzionata anche questa Assemblea al fatto che bisogna stare molto attenti a usare risorse a nostra disposizione per fare campagna referendaria. Questo noi lo sappiamo molto bene, ma non è solo una questione di campagna referendaria, lo è in generale. Teoricamente le risorse andrebbero usate esclusivamente per il nostro ruolo, il nostro mandato e non per altro. Mi assicurerò che questo parere, questo commento venga comunicato anche al nostro Presidente del Consiglio, che fa largo uso dei mezzi a sua disposizione per fare campagna. Ma su questo stiamo già verificando con altri strumenti della liceità della cosa. Io entro nel merito e chiudo con interventi, diciamo, più prettamente tecnici riguardo a questa riforma, quindi entro un po' nel merito, cosa che non ho fatto prima, adesso qualcosina lo vorrei dire. Io ho letto l'articolo 55 dei compiti dei nuovi senatori, che saranno contemporaneamente anche consiglieri regionali e sindaci, ovviamente. E certamente stiamo parlando di competenze molto importanti, immagino i trattati europei, la loro incidenza sul territorio nazionale, la verifica dell'attuazione del programma del governo piuttosto che delle pubbliche amministrazioni locali. Ecco, queste competenze, aggiunto all'articolo 64, dove si definisce l'obbligo per i nuovi senatori di partecipare, giustamente, perché se devi fare un lavoro devi partecipare ai lavori, alle commissioni e all'aula. E allora mi chiedo come sia possibile fare seriamente entrambi i ruoli, in maniera compiuta, corretta e completa, con la contezza di quello che si fa. Perché non credo che io vedo oggi, nel ruolo che tutti noi qui aspettiamo in Assemblea legislativa, che è impegnativa la cosa se lo vuoi fare seriamente, non è una bazzeccola. E quindi mi chiedo come si potranno arrivare a... siccome la giornata è ancora di 24 ore, per legge non si possono nemmeno allungare le ore, sarebbe anche fisiologicamente impossibile reggerle, come si riesca a fare bene entrambi i ruoli, considerando anche ciò che dice l'articolo 66, che dice espressamente che quando uno decade da sindaco o da consigliere regionale, decade anche sul ruolo da senatore, ovviamente. E quindi ci sarà una continua staffetta tra chi scende e chi sale al Senato, e i lavori che si stanno seguendo verranno passati di mano in mano, sperando che ci si capisca nel passaggio di competenze, dei lavori. Cioè, io non so, pongo un dubbio, ecco, entro proprio tecnicamente in quello che ho letto, considerando poi che, passando anche al quesito referendario, no, questo è quello che dice la verità, diciamo l'altro, questo qua, dove si parla dei tempi, no?
di tempi, lascio perdere i costi, che è già stato citato prima sul fatto che i costi siano un falso problema, perché andremo a risparmiare se no un caffè all'anno per ogni cittadino italiano, mentre c'erano proposte di legge che sono state rimandate al mittente, presentate anche poco tempo fa, dove risparmiavano molto di più. Comportamenti che a livello della Camera, del Senato, potevano risparmiare molto di più annualmente, ma sono stati ovviamente ignorati. Allora, io mi chiedo, la mia perplessità cade proprio nel ruolo del futuro senatore, perché ci vede come consiglieri regionali coinvolti pesantemente in questa cosa. E mi chiedo se questa velocità del futuro Senato, perché oggi viene imputata la velocità, tutto intasato per quella famosa navetta Camera-Senato, no? E si imputa la velocità di legiferare al fatto che ci sarà uno Senato più snello che si occuperà d'altro, quindi il bicameralismo paritario muore, e questo è vero perché hanno altre competenze, ma è vero in parte, perché poi basta che le due componenti di maggioranza tra Camera e Senato siano differenti e il Senato potrebbe fare ostruzionismo su ogni singola legge che arriva dalla Camera, ma questo si parla di strategie e non è una questione. Ricordo, per dare un dato numerico, chiudo con questo dato numerico, che in questa legislatura il Parlamento italiano ha prodotto 224 leggi e solo 5 hanno avuto più di due letture Camera e Senato. Quindi non è la navetta che sta intasando, sto parlando proprio tecnicamente, non è la navetta che sta intasando la legislazione italiana in questo momento.